È stato presentato oggi Cambio Costile, il progetto promosso da Lega Ambiente e appoggiato da Dicomsum Catania, l'associazione a difesa dei consumatori. Dopo quello di stamattina partiranno una serie di incontri informativi sul territorio etneo con cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. Lo scopo è quello di promuovere stili di vita sostenibili e ridurre le cattive abitudini. Questo progetto nasce per coinvolgere e far capire alle persone che si può cambiare uno stile di vita coinvolgendoci un po' tutti e capendo soprattutto che l'importanza è la qualità della vita. Penso che queste azioni, questi comportamenti devono essere appresi. Queste azioni le faremo conoscere anche attraverso un sito che sostiene la campagna, un portale che si chiama vivicostile.org. Sul portale online, oltre a reperire le informazioni sul progetto, sarà possibile registrarsi e confrontarsi con gli altri utenti della community. L'obiettivo è quello di creare delle comunità di cittadini consapevoli. È importante invece far capire ai cittadini e alle istituzioni che nessuna politica ambientale può essere effettivamente attuabile sul territorio se non si coinvolgono i cittadini, sia per quanto concerne la scelta dei modelli che poi il loro mettere in pratica questi modelli stessi. Bere acqua dal rubinetto, ricorrere alle automobili solo per lunghe percorrenze, riciclare i rifiuti, evitare gli sprechi alimentari. Sono tutti piccoli gesti quotidiani che possono farci raggiungere grandi obiettivi e riescono anche a farci risparmiare sulle bollette e i consumi, ha dichiarato Vincenzo Romeo, presidente di Adiconsum Sicilia. Per Lega Ambiente è poi intervenuto Tommaso Castronovo, che ha affermato: in questi anni abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e oggi il pianeta ci sta presentando un conto salatissimo. Chiediamo alle istituzioni, ha aggiunto Castronovo, di arrivare a sottoscrivere un patto per la città sostenibile che prevede azioni concrete nel breve e medio termine. In rappresentanza del comune di Catania è poi intervenuto l'assessore all'ecosistema urbano Rosario D'Agata, che ha assicurato la collaborazione dell'amministrazione. Stiamo lavorando diversi progetti, ha dichiarato D'Agata, come la costituzione del Pedibus con percorsi pedonali per accompagnare i bambini a scuola in sicurezza, e stiamo vagliando la possibilità di estendere a tutte le domeniche la pedonalizzazione del lungomare con la costituzione di ciclabili. Presente all'incontro anche il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Sebastiano Arcidiacono, che ha sottolineato l'importanza per l'amministrazione di fare rete con associazioni e cittadini per lavorare insieme a una città che sia davvero a misura d'uomo.